risposto e do il buongiorno alla signora Maria. Ovviamente il nome è di fantasia perché Maria preferisce non mostrare la sua identità, il tema è delicato, vogliamo rispettare questa scelta. Immaginiamo dettata soprattutto dal fatto che Maria rappresenta in qualche modo l'associazione Giocatori Anonimi e forse anche grazie all'anonimato si creano quelle condizioni necessarie per superare questo problema. Maria, mi dispiace non poterti guardare negli occhi, ma sentimi vicinissimo mentre mentre chiacchieriamo. Buongiorno. Il gioco, ci proviamo. Il gioco rovina i matrimoni e le famiglie, dicevamo prima. Andiamo indietro di 10 anni, quando con tuo marito eravate sposati da poco e Maria si accorge che i soldi in casa non arrivano. Che lavoro fa tuo marito? Mio marito ha un lavoro, diciamo, non dipendente, quindi è un lavoro autonomo e quindi gestisce, diciamo, la sua giornata e soprattutto le sue entrate economiche. Quindi, sì. E i soldi però non entravano. I soldi però non entravano e ogni volta c'era una scusa differente. Oggi non c'è stato molto lavoro, e oggi è una brutta giornata. E, insomma, ce n'era sempre una. E io chiaramente, interessandomi di un altro tipo di lavoro, non riuscivo a comprendere quelli che potessero essere gli sviluppi di una giornata lavorativa. Però Maria, che cosa pensavi realmente? Non so, che non avesse... Dopo un po' chiaramente il mio pensiero andava oltre, nel senso non mi sembrava possibile, perché io confrontavo la sua attività lavorativa con quella di altri e vedevo, sì, che gli altri in realtà svolgevano una vita molto più agiata della mia. Per agiata intendo senza problemi di come pagare una bolletta, non dico di come fare la spesa perché non ci sono arrivata in quanto sopperivo con la mia attività lavorativa, però diciamo che se volevo fare un passo un pochino più importante dovevo pensarci molto bene, perché il tutto si basava sulle mie entrate economiche. Soprattutto perché tuo marito, Maria, mentre lavorava aveva delle pause, diciamo così, più lunghe. Lunghissime. Lunghissime. Sì. L'attività di mio marito gli consentiva di avere delle pause. In queste pause di attesa solitamente si trovava, guarda caso, sempre vicino ad un bar. E che cosa faceva? Mio marito, ho scoperto poi successivamente, che giocava agli antichi videopoker allora. Lì non entrava soltanto il resto di un caffè, che peraltro mio marito nemmeno beveva, ma entrava tutto l'incasso fatto precedentemente durante la giornata. In qualche modo, Maria, percepisci ma non hai le prove e quindi forse non apri nemmeno gli occhi su quella che era realtà, finché però una sera tuo marito sbotta in una lunghissima e dolorosissima confessione. Sì, te la ricordi? Me la ricordo benissimo, mi chiamò e mi disse che doveva assolutamente tornare a casa molto prima dell'orario previsto per la fine della sua giornata lavorativa e che mi doveva dire una cosa importantissima, ma che non mi dovevo preoccupare perché non c'era nessun'altra donna nella sua vita. E allora io ho detto ok, dico ti aspetto, e nel momento in cui è venuto a casa in lacrime mi ha svelato di passare tutto il suo tempo lavorativo attaccato a un videopoker. Maria, avevi avuto il timore magari che ci fosse davvero un'altra donna o altri problemi in tutta questa stranezza? Devo essere onesta, che ci fosse un'altra donna no, non subito, avrei preferito successivamente dopo che l'ho saputo. E se ci fosse stata, sarebbe stata meglio paradossalmente rispetto... Ecco, è la prima cosa che gli ho detto, se ci fosse stata un'altra donna avrei preferito, perché avrei avuto magari qualcuno con cui confrontarmi, magari è più bella di me, è più brava di me, è più buona di me. E invece è così, confrontarti con un pezzo di ferro dove girano delle ciliegine, dove vengono praticamente, ci sono dei rumori assordanti, insomma diventa difficile poter diciamo confrontarsi, certo, con questo tipo di situazione. Certo. Quanto dolore immaginiamo in questi momenti, Maria? Sì, sconfitta, fallimento, dove ho sbagliato, perché poi uno
qualcuno crede di avere responsabilità in tutto questo, e all'inizio in effetti ho pensato di averne anch'io responsabilità del suo giocare. Poi mi sono resa conto, con l'andare avanti del tempo e con la frequentazione nell'associazione, che io non sono responsabile assolutamente del gioco del mio compagno di vita, di mio marito, ma l'unico responsabile è lui. Cioè che certo. Io posso soltanto, nel caso, aiutarlo a non innescare meccanismi che probabilmente lo potrebbero spingere poi ad andare a giocare. Maria, ti posso chiedere se in quella lunga confessione tuo marito ti ha anche confidato quanto aveva perso dopo tanto tempo a quel gioco? No, questa cosa l'abbiamo fatta tra virgolette, molto tra virgolette, ridendo, perché adesso ne sorridiamo di questa situazione. Ancora adesso, dopo quasi 11 anni, vengono fuori luoghi dove nascondeva denaro e cose del genere. Però oggi posso fare una stima. Lì per lì la stima non la facevo, perché per il discorso che faceva il nostro amico precedentemente, sono piccole somme tutti i giorni che poi dopo, nell'andare avanti degli anni, ti rendi conto che diventano grandi somme. Sì. Ad oggi posso dire che in 12 anni di relazione e 9 anni di astinenza da parte di mio marito dal gioco, sono che ha consumato, no, come dire, ha utilizzato, ha sperperato, non lo so, adesso questo non, intorno ai 50.000 euro. 50.000 euro. Io mi rivolgo alla sensibilità femminile per chiederti questo: hai mai colto, che ne so, dei segnali che facessero comunque pensare che forse c'era questa dipendenza in tuo marito? Avevo colto da parte di mio marito un nervosismo eccessivo. Ormai dentro casa si camminava sulle uova quando si parlava, perché qualsiasi cosa lo faceva scattare in maniera esagerata rispetto anche a dei piccoli problemi, insonnia durante la notte da parte sua. E poi l'episodio proprio scatenante è stato entrare in un bar sotto casa. Ha incontrato una sua amica che giocava a questi videopoker, e nel momento in cui questa amica prendeva il caffè, lui gli ha finito una partita. Lì ho avuto una sorta di scossa interiore, come posso dire, un magone dentro, e che ho immediatamente scansato dalla mia testa, dicendo no, non può essere questo. E poi da lì a poco poi c'è stata la confessione, e io ho detto ti aspettavo, perché qualcosa mi diceva che forse i soldi andavano in questa direzione. Maria, il suo racconto ci sta mettendo i brividi, e non ti nascondo che è veramente dura andare fino in fondo, ma è importante, perché c'è un aspetto di questa storia così drammatica che ci piace raccontare, e comincia da questa domanda: secondo te tuo marito ce la poteva fare da solo a uscire da questo tunnel? Questa è una risposta difficile. Sicuramente io ho contribuito in questo recupero, perché in realtà i familiari sostanzialmente prendono le redini della situazione, proprio per le cose che ti ho detto prima, per il fatto che dentro casa mancano i soldi, per il fatto che comunque queste persone diventano assenti sotto tutti i livelli affettivi e pratici della vita quotidiana. E, però dall'esperienza che ho in questi 11 anni di percorso, posso dire che i familiari diventano la molla primaria, a volte anche attraverso un piccolo ricatto della serie ti lascio andare, non mi interesserò più di te, li portano poi all'interno di un percorso curativo. Questo è molto bello, è molto bello, soprattutto perché quanto ha rischiato di vacillare, Maria, la vostra unione. Io so che in quel periodo stavate anche sognando un figlio. Ah, sì, sì. E ha giurato anche su questo figlio che doveva arrivare, che avrebbe smesso di giocare, ma in realtà posso dire una cosa: loro quando lo fanno ci credono veramente. Cioè, quando dicono basta, perché mio marito addirittura segnava sul calendario delle X il giorno in cui diceva da oggi non gioco più, in realtà poi era preso da questa adesso so che è una dipendenza, allora pensavo che fosse un vizio, una mancanza di attributi, come si suol dire, no?
loro ci credono veramente, ma poi dopo ci cascano, tant'è vero che aveva giurato anche su questo figlio che veniva. E a che te, sarebbe Maria, venuto. A quel punto non è venuta la voglia di mandare tutto all'aria, di scappare, di abbandonare anche? Certo. Certo che mi è venuta voglia, tant'è che ho dato l'ultima opportunità, perché da dopo la confessione a quando ha cominciato a frequentare le stanze dell'associazione presso la quale si è appoggiato, continuava comunque a giocare, quindi non è che lui aveva smesso solo perché mi aveva confessato quello che era il suo problema. Certo. E allora chi vi ha dato una mano? Come avete fatto a uscirne, Maria? È stato un po' singolare. Io in quel periodo mio marito stava facendo anche un percorso di tipo psicologico individuale, ma non, e anche di coppia lo stavamo facendo, ma vedevo che non approdava da nessuna parte. Ho aperto le pagine gialle, ho cercato associazione, mi è venuta davanti gli Alcolisti Anonimi, ho telefonato e praticamente mi hanno detto che proprio in quel periodo si era creato un gruppo per i giocatori d'azzardo, che quindi si chiama? Giocatori Anonimi, e che con, diciamo, affiancata a questa associazione c'era quella dei Gamanon, che sono i familiari dei giocatori anonimi. Giocatori anonimi. Infatti io appartengo al gruppo Gamanon, non GA, che sono due percorsi paralleli, divisi, istanze divise, magari nelle associazioni si tendono a farlo nello stesso orario, ma istanze completamente differenti. 12 passi per guarire, è questo, no? Un po' la ricetta, il segreto, se vogliamo, dell'associazione dei familiari di giocatori compulsivi anonimi. Sì. Ma che cosa si deve imparare? Che cosa deve imparare un familiare, Maria? Allora, un familiare innanzitutto deve imparare ad accettare che questa cosa sia capitata proprio a te, perché l'accettazione è il primo passo di questo percorso, e se tu non accetti fino in fondo che questa situazione è instaurata e si è inserita all'interno del tuo contesto familiare, non puoi andare avanti nel percorso di recupero. E via via ci viene insegnato percorrere questi 12 passi come dei bambini quando imparano a camminare, cioè un passo alla volta, e per arrivare poi al 12esimo, che è quello di divulgare questa possibilità di recupero anche ad altre persone, e quindi mettersi al servizio. E questa è la cosa più bella, perché questa, Maria, è una storia a lieto fine, nel senso che in qualche modo non tocca più le slot machine. No, non le tocca più da 9 anni, quindi ha festeggiato 9 compleanni. Come è vero, siamo... che lo fate proprio, festeggiate il compleanno di questo? Festeggiamo i compleanni, ci riuniamo all'interno delle stanze sia i giocatori che i familiari, e alla fine della nostra riunione spirituale facciamo proprio una vera e propria festa, con tanto di torta, con candelina, abbiamo tempo anche di socializzare al di là di quello che possono essere i dolori che scaturiscono attraverso le riunioni. Grazie Maria, grazie per la tua testimonianza. Porta il nostro abbraccio a tuo marito, andate avanti, e sei la nostra forza. Guardando te abbiamo visto davvero la forza di tante donne.